Ben ritrovati, miei blasfemi amici! Oggi ci spostiamo di poco dall'ambito Lovecraft per trattare un'altra penna fantastica che assieme a lui ha contribuito a delineare l'epoca d'oro delle pubblicazioni fantastiche di Weird Tales. Clark Ashton Smith ha condiviso con Lovecraft la scarsa fama in vita e l'importanza cruciale per l'immaginario fantastico della letteratura, sebbene ancora oggi non sia stato riscoperto a livello di cultura popolare come fortunatamente è avvenuto per il suo collega di Providence. Smith e Lovecraft mantennero un'assidua corrispondenza per qualcosa come 15 anni, scambiandosi esperienze e idee, e che si concluse soltanto con la morte di Howard nel 1937. Smith contribuì a plasmare il mondo di taglio strettamente fantastico della produzione lovecraftiana, fornendo al collega spunti e suggestioni e contribuendo con proprie creazioni ad ampliare il ciclo di Cthulhu, definendo quella che oggi è la versione più conosciuta di Tsatogwa, il grande antico dall'indole accidiosa, e aggiungendo il libro di Eibon alla collezione di tomi poco raccomandabili del ciclo. Clark Ashton Smith nasce il 13 gennaio 1893 a Long Valley, nella California settentrionale, da una coppia di coniugi inglesi. Da bambino scrisse lunghi racconti fantastici orientaleggianti sulla falsariga delle Mille e Una Notte. Smith visse per gran parte della sua vita a Auburn, California, in uno spartano chalet di legno privo di elettricità e acqua corrente condiviso con i genitori. Privo di una carriera scolastica e con diversi lavori manuali alle spalle per sopravvivere, Smith compensava con una memoria eidetica al limite del prodigioso e una sconfinata quantità di letture che lo portarono ad apprendere da solo francese e spagnolo. La narrativa di Smith è contraddistinta da un taglio decisamente aulico, barocco, ricco e sfarzoso, nonostante non avesse nemmeno un titolo di studio e si fosse formato da autodidatta sui libri di Edgar Allan Poe, Lord Dunsany, Baudelaire, Ambrose Bierce. Rispetto a Lovecraft, Smith era maggiormente visionario e dalla prosa lirica ricca di suggestioni, ma meno interessato a generare un senso di continuità tra i vari racconti che definissero l'ambientazione in modo congruo. Inoltre, le sue composizioni presentano un interesse quasi morboso attorno alla morte e alla decomposizione fisica. Buona parte dei suoi racconti contemplano malefici macabri, vivi resi dei cadaveri e cadaveri riportati in vita. I racconti di Smith sono dipinti fatti di parole, arazzi fantastici dove ogni pretesa di realismo viene abbandonata per seguire il fiume di fantasie e di sensazioni esotiche. Le ambientazioni, anche se formalmente diverse, rispondono un po' tutte all'archetipo della società decadente dove la negromanzia e la corruzione sono la norma, così come i prodigi terribili e le entità tremende pronte a sovvertire in incubi i desideri dei loro adepti. Smith in vita fu un artista eclettico che alternò narrazione, poesia, pittura, musica e scultura. Lo stesso Lovecraft lo menziona più e più volte nelle sue opere come esempio di artista ragguardevole, come in Le montagne della follia. Smith scrisse soltanto per un periodo limitato della sua vita un centinaio di racconti dal 1926 al 1935, dedicandosi poi alla scultura e turbato da problemi economici e dalla necessità di prendersi cura dei genitori. Mantenne quindi uno stile di vita molto defilato, per niente interessato a congiungersi a quella società a cui non sentiva di appartenere. Nel 1954 si sposò con Carol Dorman, dalla quale si trasferì nel 1957 in seguito all'incendio della sua abitazione, andando a convivere con Carol e i tre figli di lei avuti da un precedente matrimonio. Morì per attacco cardiaco il 14 agosto 1961. Clark Ashton Smith compare in alcune opere legate a Lovecraft. In Colui che scriveva nelle tenebre è uno degli scrittori menzionati da Lovecraft che precisa di non averlo mai incontrato, e in Providence è uno degli autori di Weird Tales che contribuisce a far crescere il ciclo di Cthulhu. Puoi aiutarci a restare a galla a differenza di Atlantide con una piccola donazione PayPal, abbonandoti al canale o al Patreon, con il tasto Super Grazie o acquistando dai link affiliati in descrizione.
In cambio, avrai la possibilità di richiedere video personalizzati su ambientazioni spiegate di tua scelta. Un ringraziamento a tutti i sostenitori del canale. Io sono Rosanna Lia. Se ti piace la mia voce, puoi ascoltare i miei audioracconti sul canale Chiacchiere e Audiolibri di Rosanna Lia. Il ciclo di Iperborea. Il ciclo di Iperborea è ambientato nel leggendario continente artico di Iperborea e contiene vari elementi che sono stati incorporati nei miti di Cthulhu, come il mago Eibon, autore dell'omonimo libro, e il grande antico Chatogwa. In La porta di Saturno, ai tempi di Iperborea, il mago Eibon è accusato, non del tutto a caso, di adorare il detestabile dio Chatogwa giunto dallo spazio eoni prima. Il dio gli ha rivelato la complessa genealogia della sua stirpe e il fatto che fosse giunto da Siranosh, Saturno, come tappa del suo viaggio, mondo nel quale l'uomo può recarsi in caso di pericolo. Un rivale di Eibon, Morghi, infatti coglie la palla al balzo per farlo condannare per fede blasfema. Lo segue lungo il passaggio che, pronunciata la parola d'ordine, lo conduce su Saturno. Qui vengono accolti dalla popolazione umanoide senza testa e prescelti per fecondare la femmina locale, processo che si concluderà con il loro sacrificio. I due fuggono e si rivolgono a un'altra popolazione dove possono vivere in modo relativamente tranquillo. A Iperborea, intanto, torna in auge il culto di Chatogwa. In Il racconto di Satan Pazeiros, il ladro Satan Pazeiros e il suo compagno Tiro Wompallios di Iperborea si recano nel tempio di Chatogwa di Commorium per trafugare quello che credono essere un tesoro. Quello che trovano, invece, è la testimonianza degli orrori blasfemi connessi al dio. La sua prole informe, nera e viscida, che li insegue e si porta via uno di loro due, oltre alla mano del superstite. In Le sette fatiche, Rali Barvus di Commorion si dirige con i suoi uomini verso il monte Vurmithadreth, infestato dai subumani Vormis. Secondo alcuni, i Vormis sarebbero il risultato dell'accoppiamento di donne umane con creature preistoriche, ma lui è estremamente scettico in fatto di soprannaturale. Tra i monti trova lo stregone Esdragor che, irritato, lo condanna a combattere i Vormis per scendere in fondo al monte e darsi in sacrificio al dio Chatogwa che pigramente attende offerte. Il grande antico, tuttavia, ha mangiato da poco e non ha fame. Perciò gli ordina di scendere ulteriormente fino a raggiungere il ragno Atlachnacha per offrirsi in sacrificio a lui. Il ragno è troppo impegnato nel tessere le sue tele e lo invia allo stregone Haundor. Nemmeno questi se ne fa niente e lo invita a donarsi agli uomini serpente nei livelli della terra ancora inferiori. Tanto per cambiare, gli uomini serpente non hanno più nessun interesse per gli umani e gli impongono di scendere alle caverne degli archetipi. Costoro sono esseri globulari inorriditi dagli esseri umani e lo condannano a scendere fino alla caverna di Aboth, il padre di tutte le sozzure, un'immonda creatura simile a una pozza che emette e ingloba creature semiliquide. Persino lo schifo vivente lo considera troppo repellente per accettarlo in dono e lo spedisce verso un altro mondo. Mentre percorre la tela di Atlachnacha che collega i vari mondi, purtroppo i fili si spezzano e precipita nell'abisso che nessuno ha mai osato vagliare. In La vendetta dello stregone, lo spiantato narratore viene assunto come segretario dal solitario e malandato John Kirby, che cerca qualcuno con conoscenza dell'arabo, siccome possiede una copia del Necronomicon. Mentre ne traduce un passo, avverte come un rumore di topi che trascinano qualcosa e trova un riferimento a un processo di esorcismo dei morti. Il vecchio tenta di dissimulare un genuino interesse per le faccende dell'occulto, ma la sua paura è ben materiale. John ha ucciso il fratello Hellman, occultista più bravo di lui, e da 10 giorni i suoi pezzi smembrati continuano ad assediarlo. La formula del Necronomicon serviva a esorcizzarlo, ma non ha funzionato. Il narratore fa per andarsene, ma ode uno schianto dalla camera del vecchio. Vede un'ombra proiettata da un torso e dalle braccia di un uomo ma con testa mancante, pezzi di un corpo che assomiglia a quello di John Kirby e che regge bisturi e seghetto.
In La progenie senza nome, il narratore, Henry Chaldane, giunge a una casa minacciosa, Tremont Hall, dove incontra un vecchio che gli rivela che Arthur Chaldane e John Tremont erano amici. La moglie di John, Lady Agatha, era stata sepolta dopo un attacco di epilessia e inspiegabilmente era stata ritrovata in vita fuori dalla propria bara dopo aver assistito a una creatura non umana. Il proprietario ha in casa una stanza sbarrata dal quale si ode un tremendo ululato. Tremont soffre di una malattia cardiaca e ha lasciato di essere cremato alla sua probabile morte impellente. Dalla sua camera il narratore ode un rumore di raschiare in cui si cimenta il sospetto della presenza di un vampiro divoratore di cadaveri. La sera stessa Tremont muore e si dispone rapidamente il funerale. Il maggiordomo lo informa che l'essere prigioniero sicuramente cercherà di nutrirsi anche del corpo del defunto. In effetti, la cosa, un essere quadrupede artigliato semiumano, li aggredisce per poter mangiare il corpo. Riescono a respingerlo e scompare nel nulla, mentre Tremont riceve infine la sua pira funebre come aveva desiderato. In I cacciatori dall'aldilà, il narratore, un amante di libri antichi, giunge a San Francisco dallo scultore Cyprian Seacold. In una libreria avverte una creatura bestiale semiumana avvizzita e dai lunghi artigli che gli altri non notano. Cyprian fa strane allusioni a dimensioni adiacenti alle nostre, a fenomeni oltre il naturale, e ha scolpito esseri dello stesso tipo che ha chiamato cacciatori dell'aldilà. Anche la modella Marta gli conferma la stessa impressione di paura, modella che poco dopo scompare. Cyprian lo informa che ha scolpito quelle forme da reali creature in un mondo vicino all'inferno che obbedivano alla sua volontà. Essi non sono materiali nella nostra dimensione, ma possiedono un magnetismo che ha permesso loro di soggiogare Marta. I demoni non sono interessati al corpo, ma all'anima e alla vitalità delle persone, e infatti ritrovano Marta ormai svuotata di ogni sensazione vitale e di risposta all'amore. In Ubbo Satla, Paul Tregardy trova in un negozio di antiquariato un antico cristallo rotondo che ha l'impressione di avere conosciuto tramite una copia del libro di Avon. Il cristallo potrebbe risalire all'antica Thule, l'odierna Groenlandia. Esso a quanto pare apparteneva al mago di Iperborea John Mesamalek e con questa pietra lattea tonda poteva vedere il passato fino al sempiterno Ubbo Satla, sorgente della vita. Piano piano sente di rivivere le esperienze di John Mesalamech, che ottenne il cristallo testimone degli dei antichi partiti per lo spazio in ere antiche e le cui conoscenze sono riportate in antiche tavole custodite da Ubbo Satla. Da allora inizia periodicamente a vivere la sua vita ordinaria e quella del mago. Nei panni di quest'ultimo vive il suo desiderio di leggere le tavole degli dei all'origine del tempo. Rivive quindi ere ed ere primeve, risalendo indietro nel tempo fino al tempo degli uomini serpente fino alle origini di Ubbo Satla, la massa amebica vivente. Forse in un essere tritonesco che sguazzava nel fango primordiale depredando la progenie di Ubbo Satla e finita la coscienza di Paul Tregardy, John Mesamalek. In Vultum, Bob Heine e Paul Septimus Chaner si ritrovano su Marte, spaesati dalle abitudini degli Aitai tanto diverse da quelle dei terrestri. Questi ricevono una convocazione che li conduce nel mondo sotterraneo Ravormos, dove si dice dimori il demone infernale, Vultum, che si è svegliato dopo 1000 anni. Lì trovano una specie di fiore ghiacciato che spiega loro che lui, Vultum, non è un demone, bensì un essere giunto su Marte molto tempo prima da un altro universo che periodicamente si addormenta. Ai tempi armò una serie di fedeli per difendersi dai regnanti locali che da allora lo accompagnano nel sonno periodico per durare nei secoli. L'essere chiede ai due uomini di raccogliere proseliti per lui sulla Terra, siccome intende abbandonare Marte, e offre in cambio la longevità e fiori dal profumo meraviglioso. Ciclo di Poseidonis. Poseidonis è l'ultimo scampolo di Atlantide ancora a galla e che presto o tardi finirà per fare compagnia al resto del continente sul fondo dell'oceano.
In viaggio a Svanomue seguiamo la storia di due scienziati che per sfuggire al loro mondo condannato decidono di migrare direttamente su Venere, che appare molto più lussureggiante del previsto. Anche troppo, siccome si abbandonano al richiamo irresistibile delle piante, diventando loro stessi esponenti floreali del paesaggio. In L'ultimo incantesimo, Maligris è un occultista che rimpiange la sua amata morta molto tempo prima. Chiede alla sua vipera famiglia e questa lo indirizza a resuscitare Nelissa. Il prodigio si compie, ma l'uomo inizia a temere che quella che ha di fronte non sia esattamente la sua amata. A forza di scrutarla comincia a pensare che fosse molto meno affascinante di quanto non ricordasse. E ora che l'amore non gli trasmette più le stesse sensazioni, il timore della morte è molto maggiore. Il potere di Malagris è tale che solo con diffidenza i maghi avversari accettano l'idea che possa essere morto. In La morte di Malagris, dei suoi rivali sono tanto terrorizzati dalla sua figura da creare una sua replica solo per appurare se l'originale è realmente defunto. Confortati dal disfarsi del simulacro, si recano sulla sua isola solo per scoprire che la sua salma ha ancora abbastanza vitalità da maledirli con un'orrenda decomposizione. In La doppia ombra ci immergiamo nel caso tremendo di uno stregone e del suo apprendista che tentano un'evocazione preumana apparentemente fallendo. Qualcosa però è trapelato, qualcosa dalla forma di un'ombra che piano piano si unisce a quella dello stregone. L'adepto fa in tempo ad avvertire il mondo esterno del pericolo quando si accorge che ormai l'ombra, consumato il suo maestro, si è unita alla sua. In Il vino dell'Atlantide, un gruppo di corsari ritrova un'anfora colma di vino risalente niente meno che ad Atlantide. Il vino è ancora intriso delle meraviglie esotiche del continente perduto e gli uomini che lo bevono, incantati da tale spettacolo, non possono che immergersi tra le acque alla loro ricerca. Ciclo di Zotic. Zotic è un ciclo di racconti di Clark Ashton Smith, il più corposo, e appartiene al genere fantasy e della Terra Morente. Zotic è un continente di un remoto futuro posto in un'epoca in cui il sole sta perdendo la propria forza. I continenti tradizionali sono affondati e riemersi, e Zotic integra aree di Asia Minore, Arabia, Persia, Africa e Indonesia. Smith era un ammiratore di Hodgson e il ciclo potrebbe essere stato ispirato dal suo capolavoro, La Terra dell'Eterna Notte. Molti regni sono sorti e caduti, come quello dell'imperatore Osaru, che regnava su metà di Zotic. La civiltà è regredita a un livello antico medievale sia in fatto di tecnologia che di morale. La corruzione regna ovunque, la stregoneria è pratica tutt'altro che rara. La religione è politeista e vede incantatori e re fare appello a svariate divinità come Basatan, dio dei mari, Mordigian, dio dei sepolcri, Tasaidon, dio del male, e Tamogorgos, dio dell'abisso. In questa ambientazione decadente, il macabro e il gusto del morboso la fanno da padroni, delineando un mondo fantastico e in rovina dove le pulsioni degli uomini invariabilmente conducono alla morte, oppure a una forma di non vita ben più detestabile della morte. La morte la fa da padrone. Le antiche cripte dimenticate sono infestate dai ghoul divoratori di cadaveri. I morti possono essere chiamati a servire a morali negromanti. Principesse incantatrici si propongono di corrompere giovani adepti con la loro lussuria. In L'impero dei negromanti, due negromanti scacciati per le loro pratiche si propongono di regnare su una terra di soli morti da loro riesumati. Uno dei resuscitati, Illeiro, per vendicarsi di avere sottratto lui e i suoi simili al sonno eterno, li elimina e condanna alla stessa sorte. In L'isola dei torturatori, Re Fulma ha perso la sua città a causa della peste d'argento, solo per ritrovarsi prigioniero di un'isola la cui popolazione ha l'hobby di torturare i visitatori per puro divertimento. Alla fine sceglie di portare tutti con sé all'altro mondo, scatenando a propria volta la peste d'argento. In Il viaggio di Re Euvoran, il monarca del titolo cerca di torturare un negromante il quale si vendica rianimando l'uccello mitologico collocato nella sua preziosa corona. L'oracolo del dio locale lo esorta a partire per un viaggio in mare alla ricerca del ladro pennuto.
lo sprezzante re abbassa la cresta quando giunge a un'isola letteralmente dominata dagli uccelli, dove viene messo in gabbia e trattato con lo stesso disprezzo con cui lui tratta i suoi sottoposti. Nelle sue composizioni non manca nemmeno l'ironia. In L'ultimo geroglifico e il viaggio di un astrologo e dei suoi compagni si conclude con l'incontro con il dio del fato Vergama, che porta a scoprire che a conti fatti altro non sono che personaggi del libro del suddetto Demiurgo. Ciclo di Auvergne. Auvergne è una fittizia regione della Francia medievale dove coesistono cristianesimo e culti blasfemi, potere secolare e testimonianze di mostri, lami e vampiri e altri esseri degenerati di un passato che non vuole saperne di scomparire. In La fine della storia, il narratore Christophe Mouran nel 1789 giunge all'abbazia di Périgord, dove l'abate custodisce un libro misterioso che si dice possa dannare l'anima di un uomo. Al suo interno il narratore apprende la vicenda del cavaliere Gérard, che secoli prima venne messo al corrente da un satiro di un segreto che lo avrebbe indotto a rinnegare il cristianesimo. Gérard si reca alle rovine di Périgord, dove era noto svolgersi il sabba, e non tornò più indietro. Christophe segue i suoi passi e giunge a un bosco popolato da antiche creature. Tra esse trova una donna bellissima, Nicea, con la quale si intrattiene. Il priore interviene ed elimina quella che si rivela essere una lamia. Christophe non torna più come prima e continua a coltivare il sogno di reincontrare Nicea. In La santità di Aseradak, lo stregone Aseradak vuole vendicarsi di frate Ambrose che è stato incaricato di appurare i suoi legami con gli spiriti del male. Il monaco gli ha rubato il libro di Eibon che contiene conoscenze proibite su Yog-Sothoth e costituisce una prova per un processo di stregoneria. Aseradak invia un suo scagnozzo che a una locanda gli fa bere una pozione che lo trasforma nell'Auvergne di 700 anni prima. Qui incontra un'incantatrice, Moriami, che lo informa che già in quell'epoca Aseradak era adepto del demonio. La donna gli fornisce una pozione per viaggiare avanti e indietro nel tempo. Ambrose usa la prima, ma scopre di essere giunto 50 anni nel futuro rispetto al suo presente, dove Aseradak è stato proclamato santo. Decide allora di tornare indietro nel tempo per vivere l'amore con la sua Moriami. Nelle composizioni letterarie di Smith fanno spesso e volentieri comparsa creature floreali bellissime, ma tremende, in genere collocate in pianeti lontani o epoche remote, che l'autore si diletta a descrivere con una prosa barocca e opulente di dettagli ricchi e raffinati. In Il demone del fiore, sul mondo di Lopai, sono presenti umani e creature soggette al fiore Vorkal, che si ritiene incarnare un demone tutelare e al quale vengono compiuti sacrifici umani. Il re di Lospar decide di ricorrere al demone Orkil di pietra vivente per sottrarre sua figlia a quella fine. Dopo un difficile viaggio lo trova e questi gli indica come trovare un particolare veleno con il quale può avvelenare il fiore mostruoso. Ma la maledizione del demone non ha alcuna intenzione di abbandonare il pianeta Lopai. In Gli orrori di Yondo, il protagonista è stato bandito dai sacerdoti del dio Ong nel deserto di Yondo, da sempre interessato da eventi astrali e popolato da strane bestie, dove incontra orrori sepolti tra le sabbie che si rivelano essere ben più terribili di quelli dai quali fuggiva. Ciclo di Xikarf. Le storie del ciclo di Xikarf si svolgono nel sistema solare immaginario con tre soli di Xikarf, pur mantenendo un impianto tendenzialmente fantasy. La magia anche qui ha preso il posto della scienza. E con questo è tutto. Fammi sapere che cosa ne pensi di questi cicli di racconti. Noi ci vediamo al prossimo video.